Poche pagine
quello che ho fatto vedere qualche tempo fa, che va bene, distribuito, dicono l'essenziale, mettono in evidenza il modo politico. Allora, terza premessa, considerazione. Di fronte a questo tipo di problematica, noi abbiamo avuto da almeno 15 anni una politica che fa politica economica per saldi finanziari e per tagli totali. Questo è il cancro della politica economica in generale, in particolare nel settore della sanità. È il cancro. Quando da 20 anni faccio questo discorso, qualche formazione scioccarello pensa di affibbiarmi l'etichetta dello spettaccione di colui che non va dai saldi finanziari, che vuole lo sperpero del deficit e del debito pubblico. Ora, chi mi conosce un pochino, non tanto, sa che questa cosa è francamente ridicola, oltre che esilarante. Il tema è che il saldi finanziari, in termini di controllo del deficit e del debito pubblico, sono atto d'ufficio, talmente indiscutibili che non dovrebbero neanche essere messi in discussione, perché voglio vedere quel governo o quel ministro che dice: sapete che c'è, domani raddoppiamo gli stipendi pubblici, le pensioni e finanziamo tutto in deficit, sapendo peraltro che non potendo più stampare carta moneta come dei tempi, deve mettere titoli, deve andare sul mercato e dopo 48 ore gli salta per aria il debito pubblico, cioè non c'è neanche la fattibilità economico-finanziario, ammesso che fosse talmente matto da porsi questo tradimento. Quindi sgombiamo il campo da che vivi. Il mio argomento è che il controllo degli equilibri finanziari è cosa sacrosanta, buona e giusta, come direbbe il credente come scritto, ma non è la politica economica. Quella roba lì si fa fare al ragioniere dello Stato, che ogni mattina viene e dice: oh, un momento, qui manca un miliardo, bisogna provvedere e seguire la cosa. Lì devi mettere il pilota automatico. Il dibattito, il confronto politico e della politica economica deve avvenire su un altro fronte, e cioè su quel Moloch di 812 miliardi di spesa pubblica complessiva, dei quali il 47% è deciso dal governo centrale, il 53% è deciso dagli enti locali, a fronte dei quali ci sono 750 miliardi di tasse, rispetto alle quali l'85% è responsabilità di raccolta dello Stato centrale e il 15% ad oggi, a parte il federalismo, responsabilità di raccolta degli enti locali. Questo è lo squilibrio radicale, la bomba atomica, l'orologeria che abbiamo messo nel sistema italiano economico e istituzionale con la riforma fiscale del 73-74. È all'epoca che risale questa scollatura tra responsabilità, autonomia di spesa e responsabilità economica. Allora, noi dobbiamo rompere questa logica, perché non ci porta da nessuna parte. Quella dei saldi della politica, dei saldi finanziari e dei saldi ritornati. Perché detto che sui saldi è cosa vuole giusta, non voglio più ripetere su questo, la logica dei tagli orizzontali in realtà nasconde un perverso obiettivo che qualche volta può anche essere un obiettivo politico nascosto, e cioè il taglio orizzontale taglia alcuni servizi essenziali e lascia libere le sacche di spreco, di inefficienza, aree grigie, di truffe, di malversazioni, di rapporti economici e politici tra organizzazioni criminali e politiche. È il fumo negli occhi. Vi do due esempi, uno sono le pensioni e uno è quello del settore della sanità. A botte di tagli
diciamo, di insultare anche il campo pensionistico. Come sapete, tutti dicono, ed è vero dal punto di vista finanziario, le riforme pensionistiche italiane ci danno una condizione di medio-lungo termine, da qui a 2030, relativamente sotto controllo, per alcuni aspetti anche meglio di altri paesi europei. Questi sono i dati. Come abbiamo raggiunto questo risultato finanziario? Sostanzialmente togliendo la pensione di ruolo. Abbiamo quindi messo sotto controllo la spesa pensionistica togliendo un pezzo di società, perché sappiamo tutti che dal 95 abbiamo introdotto il metodo contributivo, a parte quelli che avevano 18 anni di lavoro, a parte quelli intermedi che faranno col misto, ma chiunque è entrato nel lavoro dopo il 95 ha il metodo contributivo. Per di più, poiché i giovani per i primi 7, 8, 9, 10 anni fanno lavori precari a basso rendimento, i loro contributi sono modesti e spezzettati, va bene? È facile fare il calcolo quando questi ragazzi entrati nel lavoro nel 95 andranno in pensione dopo il 2035, la loro pensione, se avessero una continuità contributiva, sarà pari al 33% del loro ultimo stipendio. Io capisco che quando parlo spesso con i miei amici della politica mi guardano proprio con gli interrati, mi dicono perché te frega il 2035, se è esatto allora ci siamo. Io credo che invece la responsabilità della politica è un pezzettino, no? Non tanto, insomma, un pezzettino anche guardare questo tipo di risorse, se no il paese non si può governare, quindi anche per un pezzo ragionare. Allora, per le pensioni abbiamo messo i conti sotto controllo, come si usa dire, e come usa dire quel tale avvocato tributarista, i conti sono sotto controllo. Semplicemente perché abbiamo detto, o abbiamo detto, o non gli abbiamo fatto capire, o quello che è, cioè vabbè, allora, i ragazzi non hanno pensione, punto. E, cosa veramente inaccettabile sul piano della coesione sociale, gli abbiamo anche detto, guarda che i contributi che stai pagando e che pagherà un po' più tardi che sia più bello di quello che ci devo pagare la pensione. C'è una spaccatura intergenerazionale che si apparisse, ma dovrebbe scoppiare altro della Tunisia e dell'Egitto messi insieme. Ovviamente non appare perché alle spalle c'è il patrimonio familiare che è da non muovere e quindi insomma cioè, ci barcamiamo, i nostri figli si barcamiano. Però lo vedete spesso i figli di speranza, di progetto, si possono più tardi. E quelli più bravi, che ci sono costati milioni di euro, che sono dello Stato per portarli alla laurea, quel 5% più bravo sta tutto all'estero, perché regaliamo agli Stati Uniti un capitale umano gigantesco pagato da tutti i mondi italiani, a parte i costi della famiglia che nel frattempo ha mantenuto. Sulla sanità, cosa, come abbiamo affrontato, stiamo affrontando questo problema? In un modo rapido. Mettiamo sotto controllo i conti, bene? Guardando il totale della spesa funzionale senza entrare nel merito della classificazione economica, e qual è il trucco? Torniamo ai servizi agli anziani, cioè sulle pensioni che abbiamo tolto le pensioni agli anziani, sulla sanità torniamo ai servizi agli anziani. Bene, queste sono le tre premesse. Veniamo al merito del problema sanità, salute, anziani, popolazione disintetta, come fronteggiare quel tema che è a mio età, aggravato negli ultimi 10 anni, era grande. Consentitemi il passaggio sul federalismo fiscale. Tra l'altro anticipo qui quello che dirò in commissione per il federalismo fiscale. Nessuno scusa.
Il modo con cui si sta cercando di contrabbandare il federalismo fiscale attraverso i decreti delegati è nel termine che ho usato. Cioè si contrabbanda nel federalismo fiscale una operazione che non corregge alla radice quel vulnus della riforma fiscale dell'università, cioè quel principio chi paga per che cosa paga e dall'altra parte a chi risponde. Se noi rimettiamo un po' d'ordine, la responsabilità di spesa e la responsabilità di entrata, non è che deve essere proprio precisa, però non ci si capisce nulla. L'esempio più concreto è il federalismo municipale, che a Rio di Genere conoscete, e che è stato approvato in Parlamento in una mozione. Perché è chiaro che se come penso io, che credo che il principio della sussidiarietà che deve passare dal basso, significa che il federalismo parte dal comune, poi risale la provincia, poi risale la regione, poi risale lo Stato. Se la pietra d'appoggio, la pietra miliare che è il federalismo comunale, la si vuole sbilanciata, squilibrata, ebbene, la conseguenza si ha su tutta la costruzione. Perché? Perché se non si tratta di definire il processo di federalismo fiscale che ha un obiettivo, quello di responsabilizzare, migliorare la qualità dei servizi, risparmiare sul fronte della spesa e quindi alla fine del processo ridurre le tasse. Questo è l'obiettivo finale del federalismo, non perché lo facciamo, perché ci piace di più la parola. L'obiettivo vero è avere più servizi e meno costi, mettendo i territori anche in competizione tra loro, una competizione sana di trasparenza di dati, di trasparenza di servizi, di qualità e di quantità, ma senza un processo parallelo di riforma fiscale nazionale e di legge sulle autonomie per definire chi fa che cosa, è capito che ci si va a meno. Cioè questo triangolo, federalismo fiscale, riforma fiscale e legge sulle autonomie, l'avevamo detto sin dall'inizio, e quando eravamo all'inizio sottoscritto la maggioranza che diceva lo stesso, che bisognava portare avanti questi tre processi coordinandoli in parallelo, certo mica lo stesso giorno decide su un fronte o sull'altro, ma alla fine del processo dovremmo avere e dovremmo avere federalismo fiscale, riforma fiscale e legge sull'economia. Senza questo è una gigantesca operazione gattopardesca, nella quale le autonomie vengono di fatto ridotte, quelle dei comuni in particolare, e soprattutto il cittadino non è in grado di controllare cosa paga, chi paga e cosa riceve. Vedete il caso dell'IMU sulle seconde case basta, e non credo di bestemmiare se dico che l'errore fatto da Prodi e da Berlusconi Tremonti sull'ICI zero della prima casa, errore tecnico, non politico, si può azzerare l'ICI sulla prima casa, ma prendendo le tre finanziamente con una chiara operazione federalista, cioè lo Stato centrale che dice ti riduco l'IRPEF e quei 1.000 euro di IRPEF che non devi più pagare ti prende il porto a tuo sindaco. Questo è trasferimento di potestà tributaria palese, questo è federalismo, perché se lo Stato mantiene le tasse e si dà la possibilità agli enti locali di aumentarle, l'aritmetica mi dice che alla fine si pagano più tasse. Allora, dentro adesso al detto del federalismo municipale, sul federalismo regionale, è chiaro che il nodo sta nei costi storici e nei costi standard, passaggio cruciale, poi fa bisogno di minimi e tutto questo. Bene, qui si sta facendo una gigantesca operazione di alto aprendo un dibattito
che appaiono forti, non li uso in termini tecnici. Cioè, è esattamente così per quella che era prima, potrebbe avere tutti su queste cose. Perché il dibattito che si sta aprendo è: qual è il costo standard di riferimento? Allora, qui cominciamo tutti gli esperti. E la proposta del governo è: prendiamo tre regioni virtuose e facciamo meglio. Poi quando vedo che in questi 30 giorni di riposo ci sono le Marche Umbria, che se permettete conosco abbastanza bene da quando sono nato, beh, praticamente direi che sia un riposo con più alto deficit probabile del settore della sanità in Italia, nascosto dal fatto che sono le piccole, ma probabile arriverà a casa. Deficit a volte sistemati con emissioni bonde e esperazioni derivate. Anni recenti, non era vero. Come? Non ho capito. Ah sì, sì, certo, Stock è un giornale puntato lì, che è un altro numero, sapete, poi l'anno dopo il deficit c'è ancora, chiaro. E da qualche parte, per esempio, il documento che ho presentato ieri il Partito Democratico, che dice, beh, ma da tre regioni non basta.
se andiamo a fare questo incrocio di queste armature, non vengono fuori 100 milioni per disabili, vengono fuori le decine di miliardi. La sanità è di fronte a questo tema.
nazionale. È ipocrisia dire il federalismo realizzerà l'obiettivo e si assumerà ognuno le proprie responsabilità. Certo, il federalismo l'ha fatto, però con quei pilastri che sto cercando di dare, siamo seri del punto di partenza. Ma il progetto di ristrutturazione di tipo industriale, ci vorrebbe un po' di quello della barba,